tutto pronto, si parte per questa 63esima edizione. Ho detto bene, Presidente? Si parte, in che maniera si parte? Guardate con che campione parte questa 63esima edizione. Io sono non emozionata di più, forse potete sentirlo anche dalla voce, sono onoratissima, perché quest'anno si ritorna finalmente nel CVM. 2 anni la gara sospesa per i lavori sulla statale, come ben sapete. Lo scorso anno in fretta e furia questo TVM organizzato in 10 giorni per poter ritornare nel super tricolore, e volevo un ospite importante. E io mi ricordo di questa persona, questo campione che è al mio fianco, che ero giovanissima, sapete che ho cominciato, che avevo 15 anni, e il ricordo che ho di questo signore al mio fianco, penso che ormai l'avete riconosciuto tutti, Ezio Baribbi, che arrivava qui da noi innamorato del nostro mare, quindi andava sempre a trascorrere i giorni che lui trascorreva qui a Fasano per partecipare alla nostra gara a Savellè. Poi di edizioni ne ha 24, e quindi che altro raccontare? Si comincia veramente alla grande, oltre 200 iscritti, non posso che ringraziare tutti quanti per i sacrifici e tutto il lavoro che si sta ancora facendo a notte fonda. Ecco Ezio, il Presidente ovviamente è un fiume in piena quando racconta di questa Fasano Selva. Qual è il primo ricordo che ti viene quando pensi a questa gara? Allora, io ho un grandissimo ricordo, perché il mio primo campionato italiano l'ho vinto qui, a Selva di Fasano. Comunque un ricordo stupendo, sono stato il primo, poi c'era il mio rivale, anche amico, Mauro Mesti, che mi diceva che lui non faceva tanto, io il campionato non lo fo, e invece sapeva già che in Sardegna l'ultima gara non si faceva. Quindi un pezzo di storia della Fasano Selva passa dalle tue mani praticamente. Qualche ricordo particolare c'hai così per i giovani tifosi? Ma sarebbe un discorso lungo quello. Poi io non sono un oratore, come ho visto che è lei. Al massimo ti potremmo chiedere come ha fatto. Per i fatti e le chiacchiere vanno al vento, non per dire cose. Sappiamo che aprirai le prove ufficiali. Come ti ha convinto Laura a ritornare a Fasano? È stata l'unica persona da quando io ho smesso nel 2001 che è riuscita a portarmi sul campo di gara. Devo dire che ci sono state una serie di coincidenze, era il suo compleanno, e allora quando mi hanno detto oggi Ezio Baribbi compie tot anni, non lo dico perché tanto ne dimostra 50, dimostra la mia età, e allora ho detto colgo l'occasione, festeggiamo anche il suo compleanno a Fasano, quindi veramente non sono felice, sono ultra felice, è un'emozione troppo grande per i tifosi della salita, per coloro i quali sposano questo evento e questa disciplina da anni, possono solo capire quello che vuol dire. Ecco Ezio, una previsione, chi potrebbe vincere questa 63esima? Non ti vuoi sbilanciare? No, non so chi c'è, veramente. No, sono anche felice perché c'è anche Simone Fagioli che torna dopo tanti anni, cioè abbiamo tanti amici, c'è Pancotti, c'è Di Giuseppe, c'è Fulvio Giuliani, c'è il vincitore dello scorso anno anche, Castellano, c'è Scola, c'è Nappi, ci sono tanti amici che sono tornati non quest'anno. Non Domi Scola. Purtroppo. E cogliamo l'occasione per salutare. Proprio stasera guardavo le foto con Domenico fatte nel corso di questi anni. Io mi ricordo Pezzolla. E abbiamo il giovane Pezzolla però. Non c'è il Pezzolla padre? Come no? Assolutamente allora, sì. Io con il feci il record, no? E Don Pezzolla, quando sono tornato l'anno dopo, aveva detto che metteva 5 milioni e chi toglieva il mio record. Tanto io. Grande, te li ha mai dati 5 milioni? Ho dovuto andare a cercare, non li ha dati. È bello, bellissimo. Va bene, quindi ovviamente un in bocca al lupo e ci sentiremo nei prossimi giorni. Grazie, buon lavoro. Grazie.